L'anno scorso, proprio in questi giorni, la giornalista e detective per vocazione, Laura Storm, pareva aver messo la testa a partito, con grande soddisfazione del suo direttore e fidanzato, Carlo Steny. Non più pericolose indagini, rischiosi agguati, colpi di pistola e di judo. Sembrava che Laura avesse deciso di accantonare il suo tempestoso pseudonimo per riassumere il suo nome vero e più casalingo di Laura Perrucchetti. Finalmente all'orizzonte del Pacifico Carlo Steny si profilava il tanto sospirato matrimonio e la sua soddisfazione, a dire il vero, era condivisa da molti, a prescindere da coloro che non erano molto in regola con la giustizia. Era condivisa, ad esempio, dal fotoreporter Michelino Colnaghi, che per affetto verso Laura si era lasciato trascinare in imprese tali da rischiare di rimetterci l'osso del collo. Ma soprattutto era condivisa dal commissario Ferretti, gran pescatore di trote, afflitto, oltre che dalla ficcanaso Laura, da un figlio che è la quintessenza dei giovani di oggi. Ma tra il dire e il fare della giornalista Laura Storm non c'è solo il mare, ma addirittura tutti gli oceani e i continenti messi assieme. Eccola qui, a un anno di distanza, tornare sui teleschermi per raccontarci le sue ultime divertenti e drammatiche avventure.
qua c'è lo spazio giusto giusto per infilarci l'oroscopo. Bravo Barozzi, così il nostro benemato gorillone sarà soddisfatto. Ma come si fa a credere agli oroscopi? Lui ci crede come tanti altri del resto. Se non fosse stato per me che gli ho resistito 2 anni, sa dove l'avrebbe messo? In terza pagina. Questa era l'occasione buona per eliminarlo definitivamente. Tanto lui è a casa con gli orecchioni e gridare gli fa male. Ah, ma lei mi vuol vedere licenziato. Ma no, scherzo, Barozzi. Anzi, guardi un po' cosa dice il mio di oroscopo. Sotto che segno è nata lei? Scorpione. Scorpione, scorpione. Eccolo qua. Per i nati sotto questo segno si prepara una settimana ricca di imprevisti e di contrarietà. Il ritorno di una persona amata creerà non poche difficoltà nel vostro menage. Ho capito, sono finiti gli orecchioni e quello ci ripiomba tra le costole. Colore della settimana, il giallo. Appunto, ritorna e ci fa venire l'itterizia a tutti quanti. Cronaca. Ah, sei tu, Michelino? Sì, e qua te la passo, col naghi per lei. Grazie. Dimmi, Michelino, cosa c'è? Cosa? E dov'è questo piragna? Ah, ho capito, non ti muovere che arrivo subito. Devo scappare di corsa, una cosa grossa, un delitto in un night. Se corro arrivo prima della polizia e le telefono. Intanto lei levi via l'oroscopo e mi tenga lo spazio. Forse ce la facciamo uscire con la prima edizione. No, cara Laura, per chi tocca l'oroscopo, manette! Ma Barozzi! Colpo da professionista. La lama è penetrata in profondità e ha troncato netta l'aorta. Non ci sono dubbi. Ho capito. Mi raccomando, domattina mi faccia avere subito il rapporto scritto. D'accordo, commissario. Dico, se non serve altro... No, può andare. Buonanotte. Buonanotte. Il maestro dov'è? Eccomi. Giusto lei. Dica, commissario. Come si chiama? Gigi Cannellato, musicista. Può dirmi come si sono svolti i fatti? Guardi, era la prima volta che accompagnavamo questo numero. Cosa c'entra? Ha visto o non ha visto? Oh, per aver visto, ho visto, almeno quando tirava i coltelli. Perché quando tirava i coltelli? Perché prima, mentre ballavano, dovevo leggere lo spartito. Sa, era la prima volta, una provetta, oggi pomeriggio, in scena stasera, lei capisce? Ah, vabbè, precisiamo. Quando tirava i coltelli, lei non suonava. No. Non è che non suonassi, ma vede, a quel punto il batterista faceva un rullo. Sa come quando nei circhi si arriva al momento del più difficile. Sì, vada avanti. Allora io dovevo guardare quando il coltello si piantava nel legno. In quel preciso momento facevo un segno con la testa e facevamo una bella strappata. Una che? Una strappata, un accordo drammatico. Ah! Allora lei in quel momento non leggeva la musica, ma guardava. E mi dica, guardava lui o lei? Tutti e due, prima lui e poi lei. Allora, guardava lui quando alzava il coltello e lei quando il coltello arrivava. E facevo la strappata. Ah già, e faceva la strappata. E mi dica, gli intervalli tra un coltello e l'altro erano tutti uguali? Dovrebbero essere uguali, ma vede, lei ha presente i cavalli del circo quando ballano a tempo di musica? Sì. È la stessa cosa, non sono i cavalli che vanno a tempo di musica, è la musica che segue il passo dei cavalli. Ha capito il paragone? No, altro che. Così lei ha visto partire e arrivare anche l'ultimo coltello? Sì, purtroppo. Poverina, era così bella. E i suoi orchestrali possono confermare tutti queste dichiarazioni? Ah, guardi, stia tranquillo, quello che ho visto io l'hanno visto anche loro. Insomma, secondo lei... L'assassino non può essere che Ramon. E chi vuole che sia? Beh, magari uno alle sue spalle. Oh, impossibile. E poi, guardi, quando uno scappa così... Vada pure, maestro. La farò chiamare poi i suoi ragazzi per stendere un verbale. Per il momento, grazie e buonanotte. Buonanotte, commissario. Brigadiere? Sì? Mi chiami il signor Renzani, è il padrone del locale. Subito, commissario. Questa non
ci voleva proprio, commissario. Ma chi lo dice? Quando accade un delitto, chi ha meno noie è il morto. Ha ragione. Chi muore giace e chi vive non ha pace. Guardi questa povera ragazza. Appena arrivata, se doveva fare questa brutta fine. La conosceva? Sì. Ramon e Margot sono stati da me un anno fa, in vedette. Un bel numero, sa, costoso. Però come coppia avevano i giorni contati. Perché? Perché quando due stanno insieme ormai soltanto per motivi di lavoro, prima o poi. Perché una volta invece i loro rapporti erano... Cosa vuole in questo ambiente? E poi metta due insieme a girare il mondo per un paio d'anni. Anzi, l'anno scorso erano sul punto di sposarsi. Oh, e poi? E poi la ragazza, sa come succede, è andata a innamorarsi di un impresario di Londra, il loro attuale impresario. Come ha detto che si chiama questo signore? Non l'ho detto. Me lo dica. Harrison, Mr. Harrison. Quindi gelosia da parte di Ramon? Penso di sì, perché anche oggi pomeriggio, dopo le prove... Una scenata. Sì, in camerino. Sono volate minacce? Non lo so con precisione, perché io non ero presente. Me lo ha riferito Rosa, la donna delle pulizie, che mette ordine anche nei camerini. Potrei parlare con questa Rosa? Certo, solo che adesso non è qui, viene soltanto la mattina e il pomeriggio. Brigadiere? Dica, commissario. Come ha detto che si chiama la donna? Rosa Pezzetti. Abita alle case polari di Via La Spezia, al numero 45, la conoscono tutti. È scritto? La voglio domattina alle 9 in ufficio. Benissimo. Lei era presente al momento dell'omicidio? No. Ero in direzione, stavo parlando con Londra per dei numeri che devo scritturare. Se vuole può controllare l'ora ai telefoni. Non ho alcun dubbio. Poi ho sentito la gente urlare. Sono uscito di corsa verso il parco e ho visto Ramon che correva via. E non l'ha fermata. E come potevo sapere quello che era successo? Ha ragione. Beh, mi pare di non avere altro da chiederle. Commissario Ferretti? Eccola. Bravo, vedo che questa volta è arrivato prima di me. Ah, di regola dovrei sempre arrivare prima io. Piuttosto, chi l'ha autorizzata ad entrare? A nessuno, sono entrata. Ma se le porte sono bloccate? Non quella degli artisti. E dato che io sono un artista... Già, ha fatto come al solito la furba, mentre i suoi colleghi stanno là fuori da un'ora. Comunque, non le dico niente. Ma forse il signor... Il signor Renzani, proprietario del locale. Un piacere, Laura Storm. Molto lieto. Lei sa esattamente che cosa è successo? Niente! No. Le uniche dichiarazioni che usciranno da qui le farò io personalmente. Fate entrare i giornalisti. Signor Renzani. Lei può andare quando vuole. Grazie. No, nessuna fotografia. Al primo flash requisisco la macchina, eh? E già, perché le foto le ha già scattate il signor Michelino Colnaghi, allora. Non facciamoli spiritosi. Qui nessuno ha scattato fotografie. Ma intanto, mentre noi stavamo lì fuori, guarda caso, la signorina Laura Stormer è qui con lei. Già, per la Storm si ha un occhio particolare. Le solite parzialità. Signori, basta! Perucchetti è entrata qui di straforo. Io stavo appunto tendola fuori. Qui non facciamo favoritismi. Grazie, commissario. Prego, ragazza mia. Ragazza mia? A quando le nozze? A presto, zietto. Oh, potrò avere perlomeno la data di queste nozze in esclusiva? 2 novembre. Beh, allora, commissario, dato che sappiamo ormai tutto sul delitto, possiamo avere perlomeno una dichiarazione. Avete pronti i taccuini? Oh, meno male. Allora scrivete. Il commissario Ferretti. Sì? Avete già scritto? Sì. Bravi. Non ha niente da dichiarare. Ma buonasera. Non ha niente da dichiarare. Fate uscire questi signori e applicate i sigilli.
esagerato. Per una volta tanto che è arrivato prima lui. Allo? Qui Londra. Sì, sono io. Pronto? Pronto? Ah, sei tu. Uccisa. E l'operazione è in corso. Accidenti, non ci voleva. Non fate mosse sbagliate. Prendo il primo aereo di domani. Non le voglio far del male, la prego. Mi faccia entrare. Metta via quella rivoltella. Non tengo rivoltelle, signorina. Certo che per un'aggressione non mi pare il costume adatto. Lei è Laura Storm? Sì. Io sono Ramon. Non ci voleva molto a capirlo. Che cosa vuole da me? Che lei mi aiuti, signorina. A sfuggire alla polizia dopo aver ucciso quella povera ragazza? Non è il mio genere. La prego, signorina. Mi guardi negli occhi. Ho l'aspetto di un assassino io. Perché che aspetto ha un assassino? La prego, signorita, non scherzi su questa tragedia. Io sono ricercato per un delitto che non ho commesso. Io personalmente non l'ho accusata di niente. Ma prego, si accomodi. Si calmi e parliamo. Guardi, se c'è qualcuno pronta a crederle, quella sono io. Per questo sono venuto qui da lei. Ma come faceva a conoscere il mio indirizzo? Quando sono fuggito, sono saltato sul primo tassì. Ho detto all'autista, mi porti da Laura Storm. Ed eccomi qua. Davvero? Non credevo di essere così celebre. Ma veniamo ai fatti. Lei ha lanciato una serie di coltelli e l'ultimo ha ucciso la sua partner. No, no, quel coltello non l'ho tirato io. Dovrei credere che alle sue spalle qualcun altro ha lanciato il coltello omicida. Non può essere che così, signorita. E lei può dimostrarlo? Col suo aiuto, signorita. Spero proprio che sì. Addirittura pazzesco, roba da fumetti. Ma andiamo avanti, mi dimostri la sua innocenza. Sì. Prima di tutto, signorita, lei sa quanti sono i coltelli che sono stati lanciati? 12, più quello che ha ucciso la ragazza. Cioè 13. Ora la prego, mi stia bene a sentire. Lei sa che ogni numero di varietà è una macchina perfetta regolata dalla musica, no? Tutto avviene a tempo, seguendo una partitura musicale. E questo cosa dimostra? Dimostra che se lei riesce a recuperare lo spartito musicale, vedrà che i coltelli che io devo lanciare sono 12, non 13. E questo risulterebbe dallo spartito? Con esattezza matematica. Sul lungo rullo di tamburo, l'orchestra esegue 12 strappate musicali. Ad ogni strappato un coltello si conficcava attorno a Marco. Sullo spartito risulterebbero evidenti le 12 strappate. Sì, sono 12 accordi. Quindi è chiaro che se i coltelli lanciati sono 13, non posso essere stato io a tirare quello che ha ucciso Marco. L'ipotesi è affascinante. E non è tutto, signorita. Lei crede che in un ambiente superficioso come il nostro qualcuno potrebbe eseguire quel numero così pericoloso lanciando 13 coltelli? Osservazione da non sottovalutare. E poi, non sono qui nelle sue mani. Lei lo sa, io sono disarmato. Basterebbe una sua telefonata per farmi arrestare. E perché queste cose non le va a dire alla polizia? Perché la polizia è femmina, ma non tiene la sensibilità di una donna come lei, signorita. Ma cosa crede che io possa fare? Prima di tutto, tornare nel night e cercare nell'orchestra la partitura musicale. Vada, sono sicuro che nessuna l'ha presa. Non sarà facile, ma posso sempre provare. E come farò a riconoscerla? È facile. C'è scritto sopra Margot e Ramon. Ma questo è cinese. E chi ci capisce niente?
Ah, ecco, ecco, forse sono queste. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Accipicchia, sono proprio dodici. Signora Rosa Pettetti. Signorina, prego. Signorina. D'accordo. Grazie. Signorina Rosa Pettetti, non lo sa che è proibito rimuovere i sigilli della polizia? E lei non lo sa che per pulire i locali bisogna aprire le porte? Anche questo è vero. Ormai, cosa fatta, capo? Mi dicono che ieri nel pomeriggio lei ha sentito una scenata fra la povera signorina Margot e il suo partner Ramon. Oh, mica chiamarlo partner, signor commissario, ma lo chiami ben assassino, perché vede bene, quell'uomo c'aveva l'aspetto dell'assassino. Bastava guardarci nel bianco degli occhi, che poi era giallo, per capire tutta la sua tendenza omicida al delitto passionale. Vabbè. Ma veniamo alla scenata. Cosa si dicevano? Oh, lei niente, poverina. Lei era un angelo di bellezza e di finezza. Una vera signora, sa. Guardi quando che beveva il suo tè prima delle prove, io la vedevo. Col suo bel ditino, così, alzato. Che poi in fondo è lì che si vede la vera signora, no? Oh, giusto. Ma Ramon cosa diceva? Se glielo ripetessi, mi arresterebbe per turtiloquio. Ci diceva delle cose, ma delle cose. Tutte le accuse che un uomo può fare a una donna di quelle, lui ce le faceva.
e gridava tu qui, e tu lì, e tu là. Ma cosa gridava? Di tutto. E la donna? Niente, neanche una difesa. Col suo braccio alzato, così, si riparava il volto come l'ala di una farfalla. Piangeva. Ma lei come ha fatto a vedere l'ala della farfalla che piangeva? Poi dico, commissario, sono una da precisa, io sa. Ho guardato dal buco della serratura. Brava! Ma insomma, si può sapere almeno perché litigavano? Perché lui le è uno spilorcio, che non ci voleva far aggiustare il vestito. Tutto qui. Tutto qui. A retusa rapace. Come dice? Può andare. Commissario, vuol sapere la verità? Sentiamo. Guarda, per me i casi sono due. O è un delitto di spionaggio dello 07, oppure un delitto a sfondo passionale sul genere della povera Luisa Santifelice. Lo vede lei lo sceneggiato in TV? Non seguo. E fa male. Perché un po' di cultura anche in un commissario non guasterebbe. Oh, se lo dice lei, cercherò di rimediare. Arrivederci, signorina Cocchetti. Come? Eh? E non mi apre neanche una birra? Ma qui non ne abbiamo. E allora sa cosa ci dico? Preferisco il commissario Maigret. Oh, lo credo. Quello sì che è un gentiluomo commissario. Riverisco. Riverisco, Svina Reduta. Brigadiere? Comandi? Faccia ordinare una bella cassa di bottiglia di birra. E perché? Non si sa mai. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Molto bene. Allora, come ha dormito su quel divano? Non ho dormito. Ha fatto male. Qualcuno che lo aiuta adesso c'è. È la prima volta, signorita. Io provo riconoscenza per una bella donna. Ah sì? E le altre volte che sentimenti provava? Contrastanti, dall'odio alla passione. Perché le donne sono sempre diverse. Passione. Lo sai che la morte di Margot viene definita un dramma della gelosia? Cosa c'è di vero? Niente di niente, signorita. Tra me e Margot era tutto finito da un pezzo. Oramai c'era un altro. E chi è? Il nostro impresario di Londra. Un uomo freddo, padrone di sé. Brillante quanto basta per far colpo su una donna. Un uomo ricco. La concorrenza sleale. E come si chiama? Harrison. Monty Harrison. Pensa che verrà in Italia dopo quello che è successo? Ah, sicuramente. Ma, secondo lei, perché Margot è stata uccisa? Non lo so, signorita, mi creda, non lo so. Io brancolo nel buio. Ma c'è qualcosa. Ho come un sospetto, un dubbio. Allora, Ramon, parli. Tutto può essere importante. Vede, questa notte, quando lei è tornata dalla sua ispezione dal Light, mi ha chiesto di un certo costume di Margot che non ha trovato in camera. È quello della fotografia. Bene, quel costume me lo aveva regalato Harrison prima che partissimo da Londra e doveva appunto servire per il numero dei coltelli. E questo cosa significa? Vede, da quando Margot era venuta in possesso di quel costume era molto cambiata, era diventata irascibile, sempre preoccupata di qualcosa, come presa da certe ansie, da certe paure. Un po'
trattarsi di una coincidenza. Sì, sì, può darsi, ma allora perché appena arrivati qui ha portato quel costume a restringersi? Sarà stato largo? No, era perfetto, le calzava come un guanto. Io sono certo, signorita, che quel costume c'entri in qualche modo con la sua morte. Questa notte mi sono perfino chiesto se dentro la sua fodera non nascondesse qualche cosa. Ma lei pensa che se quel costume avesse nascosto qualcosa di importante o di compromettente, Margot l'avrebbe portato in una sartoria qualsiasi? No, no, Thea Benti non è una sarta qualsiasi, era la sua migliore amica. Se il costume era veramente da restringere, doveva consegnarglielo per il debutto. Non è possibile che in una giornata non si possa fare un piccolo ritocco. Questo è anche vero. Aveva tanta importanza per il vostro numero quel costume? No, no, un costume vale l'altro. E io mi domando perché il signor Renzani è diventato matto quando ha saputo che Margot aveva portato quel costume a riparare. E ha fatto il diavolo a quattro perché andasse subito a riprenderlo. Quindi per Margot un pomeriggio di litigi. Ho saputo che anche tra voi c'è stata una discussione piuttosto violenta. Ah sì, sì, ma dopo. E non per motivi personali. Quando è tornata dalla direzione capirà, anch'io ho reagito. Le ho detto che era sciocco rischiare di perdere il lavoro per un semplice costume. Sa, io non ho un Mr. Harrison che vede e provvede. Quel costume comincia a incuriosirmi, mi piacerebbe tanto vederlo. Ma allora perché non vado a te a Benti? È la più grande sartoria teatrale della città, la conoscono tutti. Ci andrò, ci andrò. Scusi, signorina Lauretta. Cosa c'è, Marietta? Non per interessarmi dei fatti di altri, ma il signor si ferma a mangiare anche a mezzogiorno? Sì, 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 Marietta. Mio cugino Alonso si fermerà qui da noi per un paio di giorni. Con molto piacere, signor Alonso. E muy gentil, signorita. Ciao, e se viene tu in canù? Se lo viene a mettere a Padovana? Marietta, mio cugino è spagnolo. Ah, per questo che sei vestita come il segno di Zorro. Certo, certo, però mi raccomando di non dire a nessuno che mio cugino è qui, soprattutto alla portinaia. Hai capito? Dio le scampi, quella donna se una vipera. Per me il signor può fermarsi quanto che il vuole. Basta che non mi organizzi una corrida in casa. È molto simpatica la signorita Marietta. Conforme, signor. E lì mi ricordo sempre il proverbio che dice: uomini e tori, gioie e dolori. Basta così. Allora ti decidi a parlare? Vuoi dirci la verità o dobbiamo continuare? Io ho detto tutto, ve lo giuro. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare. Non sei stato abbastanza attento, dovevi agire subito. Lo sai cosa ci può costare questo errore? Ma se io mi muovo, possiamo ancora rimediare. Perché pensate che io abbia cercato di tagliarvi fuori? Non è il primo lavoro che facciamo assieme. 2 anni per organizzare il colpo, 2 anni per curarne i particolari. Adesso per colpa di un cretino come te, noi rischiamo di compromettere tutto. Ve l'ho già detto. La ragazza ha scoperto il segreto del vestito. Ha capito che ti eri servito di lei e mi ha ricattato. Cos'altro dovevo fare io? Tu dovevi bloccarla al suo arrivo, come eravamo d'accordo. E se si fosse ribellata a farla fuori pulitamente, senza tirarci addosso tutta la polizia. E adesso? Come facciamo a rintracciare quel maledetto costume? Sappiamo dov'è. Thea Benti non farà storie. Ve lo garantisco io. No, signorina. Le cose non stanno così. Margot non mi ha portato quel costume perché glielo stringessi. Non le piaceva. Le legava i movimenti. Voleva un'altra cosa, più leggera, più comoda. E poi non so perché le dico tutte queste cose. Lei non è nemmeno della polizia. E lei non ha niente da nascondere. E così gli ha dato un altro costume? No, gliene stavo confezionando uno nuovo. E quello vecchio potrei vederlo? Volentieri, se lo avessi ancora. Perché che fine ha fatto? Come si vede che lei non è dell'ambiente? Le sartorie teatrali sono un porto di mare per gli artisti. E i costumi smessi dalle vedette vanno a finire subito in altre mani più modeste. Gente dell'avanspettacolo? Quasi sempre.
Così è successo per il vestito di Margot. Era appena uscita quando è venuta a trovarmi Caroline Chéri. Caroline Chéri? E chi è? Una certa Carolina Brambilla, una soubrettona dell'avanspettacolo. Una ballerina, fantasista, comica, cantante, un po' di tutto. E questa Caroline Chéri? Ha visto il costume, l'ha provato, le andava benissimo e se l'è portato via. E lei sa dove lavora questa ragazza? In un'arena viaggiante. Sa, quegli spettacolini estivi. Non le sarà difficile trovarla, sarà da qualche parte, in periferia. Vada al comune, all'ufficio occupazione suolo pubblico. La trova subito. No, no, non importa, era solo curiosità. Io mi interesso di questo delitto soltanto da un punto di vista giornalistico. Qui non ci sono enigmi. Ramon ha ucciso Margot per gelosia, tutto qui. Ma lei conosceva Ramon? Se lo conoscevo. Io ero molto amica di Margot, da tanto. Guardi. Peccato, una così bella ragazza. Povera creatura. Cosa pagherei perché quel mascalzone venisse arrestato? E soprattutto, che non ci siano correnti d'aria. E gli orecchioni non perdonano. Chi c'ha bambini non mi passi vicino. E chi non ha fatto gli orecchioni da piccolo, se ne vado in ferie. Ritorno quando sono completamente guarito. Ah, evitare il contagio è la prima cosa. Ecco, te l'ho detto. Sei contenta? Hai fatto bene. Ai, ai, ai. Ma avresti fatto meglio rimanertene a casa, ah, povero no. E chi la manda avanti la baracca? Oh, ai, non ai, si ai. Sente tanto male. Ah, quando parlo un po' più forte. Qua sono cannonate, figlia mia. Ah, povero gorillone. Ah. Senti, gorillone. Dimmi, fagiolino. Che me lo regali un tuo vestito. Un vestito? Sì, un vestito, una camicia, una cravatta, un paio di calze e un paio di scarpe. Ah, e nient'altro, eh? Solo questo. Ecco, adesso ho capito perché. Ai ai, perché eri così premurosa e materna. E a chi serve questo emporio? Vestire gli ignudi è una massima del Vangelo. È per un caso pietoso. O per un uomo in mutande. Ma ti prego, Carlo! È una persona anziana, malandata, piena di acciacchi. È venuto qui per la pratica della pensione. È un tuo parente? No. Sì. È un mio lontano cugino. Ho capito. Ma cosa vuoi, è così malandato, non posso mica mandarlo per uffici conciato con me. Certo. È giusto. Vabbè, allora vai a casa mia. Prendi un mio vestito, prendi quello che ti pare a me. I vecchietti mi hanno sempre toccato il cuore. Aia. Senti, e dove alloggia questo tuo cugino? Al Grand Hotel. Ah, sì? Beato lui. E dove vuoi che alloggi? A casa mia, no? Ah, l'hai ospitato? Sì. È anziano? Malandato? In pensione? Vabbè, allora d'accordo, vai a casa. Prendi un vestito, prendi. Aia, prendi quello che ti pare. Grazie, gorillone! Senti. Sì, cosa c'è? Non prendere il vestito scuro che sta in fondo al guardaroba, eh? Cos'è, un ricordo di famiglia? No, è la speranza di una famiglia. Sta lì pronto per il giorno in cui mi dirai di sì. No, ma allora è vero che qualche volta gli orecchioni lasciano degli squilibri psichici. Sì, ciao, gorillone. Dai, cosa c'è? Non posso dire a te. Dimmi. Forse faccio un gesto troppo indelicato. No, cos'è? Comunque, volevo dire se questo vecchietto non si offende. No, non si offende. Grazie, tesoro, ciao, ci vediamo presto. Ciao. Ciao. È un po' matto, ma è tanto altruista. Tu capisci che quando Margot è venuta da me e mi ha detto che aveva capito il valore dei gioielli cuciti sul vestito, che si era resa conto che ci eravamo serviti di lei per farla rischiare grosso,
E che se non le avessimo dato il 10% sull'affare ci avrebbe denunciati? Io sono stato costretto a tergiversare in attesa di telefonarti. Dovevi farla fuori subito. Già, sapendo che era la tua ragazza. Non c'è ragazza che valga 800 milioni di gioielli. Sapeva anche che provenivano dal furto della collezione Williamson? Fortunatamente no. Aveva soltanto capito di essere lo strumento di un'operazione di contrabbando. Allora tutto è chiaro. Scoperto il valore del costume, lo mette al sicuro. Poi reagisce e pretende la sua parte. Ma quella sarta, quella Tea Benti, era una sua amica? Penso di sì. Può darsi che le due fossero d'accordo. Comunque, lo sapremo al più presto. Tea Benti ci aspetta questa sera nel suo laboratorio, verso le 7, dopo la chiusura. Saremo puntuali. Grazie. Mi scusi, signor Alonso, se mi permetto. Le dica, signorita. Ma vestito di Zorro le piaceva di più. E non m'ha ancora visto col traje de luce. Ma un giorno, se verrà in Spagna, mi vestirò come lei preferisce e la porterò con me lungo il Guadalquivir delle stelle. Oh, stregheta, cosa che ho fatto, signorina Laura, mi perdoni. Ma guarda, Marietta, cosa hai combinato? Ma su, così Alonso parla così bene, mi scusi tanto. De nada, Marietta, non importa. Perdoni, eh. Muchas gracias, Marietta. Signorina, scusi. Vai. La prego, Ramon, non me la faccia diventare matta. Oh, ma lo sa che io scherzo, signorita Laura. Si vede che ha la coscienza tranquilla. Ah, sì, tranquillissima. Tea Benti non la pensa così. Dice che l'assassino è lei. Non mi sorprende. C'è sempre stata dell'antipatia tra me e quella donna. È una bugiarda, un intrigante. Anche questa storia del cambio del costume mi pare così strana. Io sono sicuro che Margot mi disse di averlo portato a riparare. La Santa invece sostiene il contrario. Margot glielo ha ceduto in cambio di uno nuovo e Tea Benti lo ha venduto a una stella di periferia. A chi? No, una soubrette dell'Arena Excelsior, una certa Caroline Chéri. E io questa sera la vado a vedere, tanto è qui vicino. Se non fosse così pericoloso, l'accompagnerei volentieri. È pericoloso. E poi me lo ha chiesto lei di essere rinchiuso a chiave qua dentro. Ma mi dica, Ramon, è sempre dell'idea che quel costume racchiuda un segreto? Sempre, signorita. Ma questo deve essere il maestro del complessino. Sì. Presto, si nasconde di là. Buonasera, c'è la signorina Laura Storm. Prego, si accomodi. Venga, avanti. È il maestro Cannellato? Gigi Cannellato, piacere. Ma prego, si accomodi. Posso offrirle un caffè? Grazie, già preso. Come vuole. Io le ho già spiegato per telefono. Capito tutto. Ce l'ha qui quello spartito. Sì, eccolo qua. È proprio quello del numero di Margot e Ramon. Ma come ha fatto ad averlo? Non si preoccupi. Penso che lei sappia chi sono io. Altro che, io sono un suo ammiratore. Allora ci tengo molto alla sua discrezione. Non faccia parola con nessuno. Capisco, sarò una tomba. Vediamo un po' queste strappate. Sono 12, vero? 12. E a ogni strappata corrispondeva un coltello, è così? Certo, corrispondeva. Non è possibile che di strappate ne abbiate fatte 13. No, non è possibile. Noi in musica si dice che sarebbe squadrato. Lei questo lo sosterrebbe anche davanti a un giudice? Certo, è la verità. 12 strappate, 12 coltelli. E l'ultimo ha ucciso quella povera ragazza. Grazie, maestro, non volevo sapere altro. Ma lei non li legge i giornali? Perché? Perché dovrebbe sapere che i coltelli lanciati sono stati 13. E chi ha tirato il 13esimo? Già, chi ha tirato il 13esimo? Beh, se lo sapessi avrei già risolto il caso. È permesso? Oh, caro Ferretti, posso entrare, direttore? Sì, si è fatto gli orecchioni, sì.
Beh, come stai, il nostro defunto? Il nostro ammalato. Ah, beh, le dirò che dopo una malattia dell'infanzia mi sento piuttosto ringiovanito. Si accomodi. Grazie. E Laura, è ammalata anche lei? Non mi risulta, perché? Ah, perché... perché sono troppe ore che non mi ronza attorno e questo mi preoccupa, che quando c'è di mezzo un delitto, non è nelle sue abitudini sparire così. Beh, se allude all'omicidio della ballerina è chiaro che il caso non le interessa, visto che oramai si sa chi è l'assassino. Già, sappiamo chi è, ma non dove è. E io pensavo che Laura ci avrebbe dato una mano. No, no, Ferretti, per carità, non le metta pulci nell'orecchio. Per una volta che si tiene lontana dai pasticci me la lasci stare. Tanto più che questo Ramon è un uomo pericoloso. Lo credo, un lanciatore di coltelli assassino. No, dico, a parte l'affare dei coltelli, è uno di quegli uomini che riescono a incantare le donne con un sorriso. Ah, sì? Ah, perché esistono ancora di questi Rodolfo Valentino? Pare di sì. Dalle informazioni che abbiamo assunte lo si direbbe anzi un seduttore di rango internazionale e forse è anche per questo che non riusciamo a trovarlo. Qualcuna delle sue spasimanti deve averlo nascosto. Tanto più che un'alcova femminile da che mondo è mondo si è prestato il nascondiglio ideale. Eh già. Quello che non riesco a capire però è come ha fatto a circolare vestito da torero. Si vede che qualcuno, o meglio qualcuna, gli ha procurato un vestito. Una camicia. Cos'è? Si sente poco bene? È diventato tutto rosso. Le caldane, i fumi della convalescenza. Senta, Ferretti, che tipo è questo Ramo? Oh, Bruno, trentenne, alto più o meno come lei. Sì, più o meno la sua corporatura. Insomma, si fa per dire, se fosse venuto da me gli avrei potuto dare un mio vestito. Altro che... Ma lei si sente male? Io? Ma no, è che quando spuntano gli orecchioni è sempre così. Appunto. Sulle spiagge han decretato che il due bestie sia vietato. Lassù, guarda che strano, c'è di già un napoletano. Questi napoletani arrivano dappertutto, che suonando la chitarra canta già. Che m'ha saputo fare, guarda tua terra. A Palermo, Palermo, ed in mezzo a tanti mali, la TV coi suoi canali, e c'è anche il sacco. Cantanti tasseruti, anche gli arbitri corteri. Non volete questi guai, attaccatevi al tramvai. Non volete questi guai, attaccatevi al tramvai. Buonasera, buonasera, dove siamo benvenuto. Riverito a figli e voci, e a marito con allolo. E se a te viene qualcuno, la ricchezza giorni di felicità, giorni
Perdonate il disordine, ma sapete, noi artisti... Non si preoccupi. Siamo venuti per ringraziarla dell'intervista e farle i complimenti dello spettacolo. Ah, grazie, grazie, siete molto buoni, ma dovreste vedere la domenica, sa, quando c'è tanta gente. Una sera è venuto anche Macario. Ah sì, emozionante. Guarda fra la fodera e la stoffa. Simpatica. Fra la fodera e la stoffa. Sì, sì, mi ha detto proprio che ho della stoffa. Ma non è nemmeno foderato. Scusi ancora un momento, ma c'è un vestito così complicato. Faccia con comodo. E quale le do una mano. E Macario non le ha proposto di andare con lui? Oh, sì, per proporlo, sai, me l'ha proposto, ma solo per una sera. Ma che simpatico che è. Che siano pietre vere. Sì, 500 euro al chilo. E lei ha accettato? Ma dico, così c'è scritto Gioconda sulla fronte. Ma prego, accomodatevi. Grazie, grazie. Bello, eh? Le piace? Sì, sì, molto bello. Stavo appunto guardandolo. E lo so, lo dicono tutti. Sa, l'ho comperato dalla Tea Benti, eh? Niente meno. Ma Michelino, tutte le grandi soubrette si servono in quella sartoria. Beh, io sono alle prime armi, l'ho presa così, di seconda mano. Sai, mi ha telefonato la Tea, vieni subito con una bella cosina per te. Io sono andata, e lì, eccola qua. Ma finirò di pagarlo magari un altro anno, eh. Costa molto? Ah, dico 20.000 lire, eh? Oh, ma le vale, sa, le vale. Ma come ha detto che è stata la band a telefonarle? Già, ma svegliato che erano le 9, io ero ancora in catalessi. Poi mi ha fatto prendere un taxi perché se non andavo subito lì magari lo vendeva ad un'altra. Meno male che sei andata, così vedrà che belle fotografie le ho fatto. Grazie, ma potrò averne una copia? Beh, pagando, si intende. Ma cosa dici? Gliele faremo avere gratis. Appena le foto saranno pronte, gliele porterò io di persona. Gliele spediremo. Gliele spediremo. E poi farò nella rubrica degli spettacoli tutto un pezzo per lei. È contenta? Ah, sì, come Natale, signorina. Per così poco. Tenga, questo è il mio biglietto da visita. Ah, se avesse bisogno di me. O di me. Ah, bell'occhio. Ah, i fotografi. Michelino. Buonasera. Buonasera. Vai. Vai, vai. Guardate. Guardate. Mamma mia! Signore! Signore! Fermi, non toccate niente! Quando è successo? Non lo sappiamo. Siamo arrivate adesso. Abbiamo aperto la porta e l'abbiamo trovata così. È terribile. Ci mancava anche questo. Comunque non muovete niente, non appoggiate le mani su niente e non toccate niente. Bisognerà chiamare la polizia. Ci penso io. Ancora una volta pericolosamente cerchi l'amore di Lorenzo. Però se ti illudi ti accada facilmente. Non conosci Lorenzo. Ancora una volta non fare l'imprudente per un sorriso di Laura Storm. Però se la baci sei proprio un incosciente. Non conosci Laura Storm. E languidamente ti apre le braccia. Non ho pensato, ragazzi ce l'ho fatta. Improvvisamente, siccome è tutta matta, ti agguanta con un colpo di sudore. Ancora una volta pericolosamente cerchi l'amore di Laura Storm. Fa ciò che ti pare ma non capisci niente. Ami tipo Laura Storm. Se a mezzanotte tu pensi che sola. Non ho pensato.
star e andare a casa sua. Improvvisamente ti punta una pistola e rischi di morire di paura. Ancora una volta pericolosamente cerchi l'amore di Laura Scott, però se ti illudi ti accada facilmente. Proprio mi piace, ma sei un incosciente, perché non conosci Laura Scott. Margot, partner del lanciatore di coltelli Ramon, nel corso di uno spettacolo al nightclub El Piranha, viene uccisa con una coltellata al cuore. Il maggior indiziato è appunto Ramon, che subito dopo il fatto si è dato alla fuga indossando ancora l'abito di scena. Contemporaneamente al commissario Ferretti, anche Laura Storm inizia le indagini. La sera, rientrando a casa, Laura viene affrontata dal fuggiasco Ramon, il quale, proclamandosi innocente, le chiede aiuto e ospitalità. Laura, convinta dell'innocenza di Ramon, il quale apporta a sua discolpa serie argomentazioni, decide di ospitarlo. Intanto, una telefonata a Londra avverte un misterioso individuo di nome Harrison della morte di Margot. Harrison, arrivato prontamente in aereo, fa brutalmente interrogare dai suoi giannizzeri il proprietario del nightclub a proposito di un costume di scena scomparso di Margot. Ramon intanto mette Laura sulla stessa pista del costume scomparso. Il lanciatore di coltelli vorrebbe collaborare con la giornalista, ma per far ciò ha bisogno di un abito borghese. Con un pretesto, Laura se ne fa regalare uno da Carlo Steni, suo fidanzato e direttore del giornale per il quale lavora. Seguendo la pista del costume scomparso, Laura arriva dalla sarta Thea Benti, la quale afferma di aver ceduto il costume a un'attricetta di un varietà di periferia. Laura la raggiunge, ma il costume indossato dall'attricetta non ha nulla di particolare. Intanto, Carlo Steni, durante un colloquio con il commissario Ferretti, intuisce che il vestito che gli era stato richiesto da Laura è servito per Ramon. Laura nel frattempo è tornata dalla sarta Thea Benti, ma scopre che anche questa è stata assassinata. Ricerca allora il commissario Ferretti per informarlo di questo nuovo delitto. Che refrigerio, che bellezza! Che mi fai, il verso? È una giornata meravigliosa. Uè, guarda come mordono! Guarda! Ma papà, non è che mordono più del solito, che quello sa pescare. Già, perché io no? Tu sei uno che trascina un figlio cagionevole a prendere umidità e reumatismi sul fiume. Andiamo! Una levataccia e una boccata d'aria pura a un fisico giovane non possono fare che bene. Noi della nostra generazione ci siamo sempre alzati col canto del gallo. Ecco. Vi avete perso la guerra. Oh, d'accordo. Ma voi non sareste nemmeno capaci di farla. E sarebbe stato un po' meglio, no? Appunto. Adesso muoviti, Efebo, e monta la tua canna che peschiamo. Pescare, pescare. Ma a proposito di pescare, quando lo pescate quello spagnolo dei coltelli? Ma tu non ti preoccupare e passami subito il mulinello, che è nella sacca. Ah, anzi, e dammi anche la scatola dei vermi. Ma senti questo Lucio, che discorsi. Piuttosto finirà col prendersele tutte lui le trote. Non ti preoccupare, si fa presto a dire, ma l'opinione pubblica è in allarme. Un lanciatore di coltelli è assassino in libertà, non è una cosa da stare allegri. Magari è un maniaco. Perché non ti dai da fare e torniamo in città prima che ammazzi qualcun altro? Accidentaccio! Ne ho presa un'altra, dammi subito la roba! Io te la darei volentieri, ma... Ma cosa? Ma non c'è. Non c'è? Come sarebbe a dire non c'è? Sarebbe a dire che invece della sacca della pesca ho preso quella del mare. Oh no, Stefanino... Questa no! Papà, un momento, ti prego, sono cagionevole.
e io ti strozzo. Aiuto! Come capisco gli assassini passionali? Signor commissario, cosa è successo? Mo. Perché? È successo forse qualcosa? Sì, c'è una chiamata urgente in ufficio. Ha telefonato la signorina Laura Storm. Oh, stavo in pena. E tanti saluti alle trote. Le agili dita su chitarre andaluse vestite di luna tu canti, e la sera sivigliana la tua voce nel soletto. Baciami ancora la fronte, e i pensieri bambini torneranno a svegliarsi nel nome dei ricordi. Baciami ancora la fronte, le mani sfiorino. Pardon, chiedo scusa, per un attimo ho creduto di... Buongiorno, signor Carlo. La signorina è la Sephora, e allora il suo cugino Alonso... E ne cantava la poesia che ha scritto per sua mamma. Sì. Ah. E lei, Alonso? È incantato, signore. Ah, è lei? Sì, signore. Il famoso cugino Alonso, il derelitto, l'anziano cugino in cerca di pensioni di invalidità e vecchiaia. Devo arguire che lei è il signor Steny, il fidanzato della signorita Laura. Certo. E io debbo arguire che lei è... Il cugino Alonso. Marietta, per favore, vuol preparare un caffè per il signor? Subito, signor gentil. Alonso. Muy gentil, Marietta. Prego, signor. Certo, certo che ci vuole una testa piena di vinto per nascondere in casa uno come lei. Se vede che lei non apprezza l'umanità di un gesto come quello che la signorita Laura ha fatto nei miei confronti. Ah, ma allora se le piace tanto la signorita Laura, se apprezza tanto la sua umanità, perché non se la sposa lei? Pensi che bello, eh? La prima notte in una cella matrimoniale. Ma lei ha voglia di scherzare, signor. No, io sono contrario al matrimonio. Tant'è vero che tutte le volte che una donna mi piace, cerco sempre di farla sposare ad un amico. A quando le vostre nozze, signor? Avevamo pensato... Quando? Questo non la riguarda affatto! Ma perché? Ma chi glielo dice, signor? Io la reputo mio amico e voglio metterla in guardia contro il matrimonio. Guardi che la signorita Laura è una donna piena di imprevisti, piena di temperamento, di voglia di vivere, sempre piena di sorprese. Pensa che sarà felice se la sposa, signor? Le ho già detto che è un affare che non la riguarda. Come chiere, signor. Comunque, io sono sempre per l'avventura passeggera. Lei è una morale. Se fossi in casa mia, la sbatterei fuori. Ah, sì? E pensa che ci riuscirebbe, signor? Certo, signor. E perché non ci prova, signor? Perché non sono in casa mia, signor. Mi scusi, signor, il caffè non lo toma, non lo prende? No, lo prenda lei. E stia attento a non macchiarmi il vestito. Non l'ho ancora pagato, signor.
La foto di Margot sul tavolo da lavoro. Queste lettere che parlano di vacanze trascorse insieme. Il fatto che il coltello non sia stato piantato, ma lanciato da una certa distanza, tutto fa supporre che l'assassino della povera Benti sia lo stesso che ha ucciso la ballerina. E secondo il medico legale, a che ora sarebbe accaduto il fatto? Tra le 22 e le 23 di ieri sera. Ma la portinaia non ha detto che ieri sera sul tardi ha visto uscire di qui quattro tipi che parlavano inglese? Ah, sì, ma sono usciti prima di quell'ora. E chi le dice che qui non ci fosse rimasto qualcun altro? Appunto. E chi le dice che non fosse Ramon? Io glielo dico. Come le dico che Ramon è innocente anche del primo assassinio. Eh? Ho le prove. E quali sarebbero queste prove? Primo, secondo lei quanti coltelli ha lanciato Ramon contro Margot la sera del delitto? Oh, 13. No, commissario. Il maestro e gli orchestrali del Night le potranno confermare che i coltelli lanciati da Ramon sono stati 12. Ad ogni coltello corrisponde una frappata musicale che risulta chiaramente scritta sulla partitura. E non possono per errore aver fatto una tredicesima strappata? Escluso. E poi oltretutto sarebbe musicalmente squadrato, me l'ha detto il maestro. E dove sarebbe questo prezioso spartito? A casa mia. L'avrei giurato. Dunque, bisognerebbe pensare che qualcuno ha lanciato il tredicesimo coltello contemporaneamente al dodicesimo lanciato da Ramon. Così dice anche lui. Ecco, vede, così dice. Gli ha parlato. Sa dov'è? Sì, 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 commissario. E questa è la seconda prova. Ramon non può aver commesso questo secondo delitto perché in quel momento era chiuso a doppia mandata in casa mia. E poi vuole ammettere che uccidere per la seconda volta con lo stesso sistema sarebbe come firmare la propria colpevolezza. Ma esistono anche i maniaci. Un maniaco chiuso a chiave in casa mia avrebbe fatto danno a me e non ad altri. Non lo nego. Comunque, la faccenda va chiarita. Adesso lei mi accompagna da questo signore, se c'è ancora. Sì, 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 stia tranquillo, è lì che l'aspetta. Andiamo. Sono proprio curioso di conoscerlo e finalmente di controllare questa famosa partitura delle strappate. Nove, dieci, undici, dodici. Dodici accordi, dodici strappate. Signor commissario, sono innocente. La mia tranquillità è la prima prova di una coscienza pulita, me creda. Se lei si sente così tranquillo, come dice, perché invece di fuggire non si è messo subito nelle mani della giustizia? Non ha fiducia, forse? Ah, no, io ho fiducia, ma la giustizia è lenta, signor commissario, e io non volevo correre il rischio di aspettare mesi e mesi per dare la prova della mia innocenza. È per questo che è venuto da me, commissario. Già. Lei conosceva già Laura Stone? De fama, signor. Non mi è stato difficile raggiungerla. Beh, comunque, la faccenda non è risolta qui. Lei adesso viene con me in questura, dove vaglieremo tutti i dettagli con il massimo senso di giustizia. Ma debbo considerarmi in arresto, signor? No, penso proprio di no, almeno per ora. Vogliamo andare? Un momentito e sono da lei, signor. Signorita Laura, grazie de todo. Se non dovessimo più incontrarci, sappia che io le sarò eternamente grato. Ci rivedremo, stia tranquillo. Arrivederci. Hasta siempre, signorita. Arrivederci, commissario. Arrivederci, Laura. Prego. Sì, grazie. Carlo, sono io. Ma mi hai preso per un burattino. Se hai qualche cosa che ti frulla per la testa, perché non parli? Perché non lo dici?
capisci chiaramente che quel galletto spagnolo ti ha fatto perdere il tuo famoso... Non è il caso di prendertela in questo modo, ti telefonavo appunto per questo. Volevo dirti che il tuo grande rivale è uscito dalla mia vita definitivamente per entrare in quella di Ferretti. Ciao! Marietta! Comandi, signorina! L'uscio! Ho sentito, ho sentito. Cecilia? Oh, signorina, meno male che la trovo. Che cosa è successo? Una tragedia, una cosa irreparabile. Una tragedia? Stanotte. Stanotte? Stanotte hanno rubato il mio costume nuovo. Ma su, su, non fate così. 20.000 lire. Ma quando è successo? Da ieri sera, quando siete andati via voi, noi ci siamo messi a mangiare nel carrozzone di fagioletti. Abbiamo finito che era l'una. Poi io sono tornata nella mia roulotte a prendere un mazzo di carte. Già per digerire, la sera facciamo sempre una partitina. E il costume c'era ancora? Sì, ma alle 3 quando sono tornata per dormire non c'era più. Io volevo telefonarle, ma il telefono è al bar all'angolo, sa, quell'ora è chiuso. Su, su, si calmi, si calmi. Vediamo qualche cosa. Intanto vada al commissariato a denunciare il furto. Anzi, non vada al commissariato, vada in questura e chieda del dottor Ferretti. Ma mi riceverà? Gli dica, te la mando io. Grazie, grazie signorina. Ah, tenga, se vuol venire stasera debuttiamo con la nuova rivista. Ah, accipicchia poltronissima, chissà quanto costa. Beh, 350 lire, ma sa, sono imbottite. Oh, però. Beh, lei vada da Ferretti e poi mi telefoni qualche cosa. Sì, ci vado subito, grazie signorina, grazie, arrivederci. Ciao Caroline. E se non mi trovi in casa, telefoni al giornale. Prego, commendatore, ecco. Grazie. Prego, prego. Grazie. Mi dica in che cosa possa esserle utile. Caro Steny, come lei sa, io sono presidente del comitato di assistenza per i bambini terremotati. So, so, conosco benissimo la sua opera. Grazie. E lei sa che tutti gli anni organizziamo al Teatro Fiorina un grande spettacolo di beneficenza a cui partecipano i più bei nomi dell'ambiente artistico. Sono al corrente. È per dopodomani sera, se non sbaglio, vero? Appunto. E se lei volesse, come al solito, dare risalto alla notizia, beh, farebbe opera altamente meritoria. E chi c'è di bello quest'anno? Ah, guardi, le ho portato la locandina. Ecco. Ha un cast veramente eccezionale. Ah, se guarda sul fondo, vedrà che ci sono dei suoi colleghi. Autorevoli nomi del giornalismo cittadino. Ah, c'è anche Aristide Meloni, direttore del Sabato del Corriere. Ah, vedo, vedo, Aristide Meloni, il suo numero musicale, che fa? Che numero? Un numero comico, è di un certo effetto, un vecchio mediatore di Cavalli Emiliano. Beh, lui è ferrarese, quindi... No, no, non è possibile! Cosa? Ma come? Laura Storm and Michelino! Commendatore, mi dica che è uno scherzo. No, sono due brillanti giornalisti che si esibiranno in un numero musicale. Sì, ma scusi, ma lei l'ha visto questo numero che fa? No, no, ma lo vedrò domani sera alla prova generale. Ah, ecco. Sa, io faccio la regia. Lei fa la... Bene. Sì, cosa vuole in gioventù? Col guff. Ho scritto anche una commedia. Ah, complimenti. E allora, commendatore, stia tranquillo che stasera nella pagina degli spettacoli ci sarà il suo bravo Trafiletto. Va bene? Caro Steny, sapevo che potevo contare su di lei. Io la ringrazio di vero cuore anche a nome dei nostri assistiti. Non c'è di che. Arrivederci. Arrivederla, lo sai che, commendatore. Arrivederla. Laura Storm and Michelino, fantasisti comici, oddio, è tutta da ridere, oh, e chi se lo perde questo spettacolo? Chi è là? Idraulici in arrivo. Oh,
andate pure avanti. Sai che dobbiamo controllare l'impianto dei termosifoni. Ci manda l'amministrazione. Ah già, l'inverno si avvicina, allora. Poi dico, se volete favorire, non fate mica complimenti. No, 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 grazie, abbiamo già mangiato. Vorremmo cominciare subito. Sì, ma picchiate piano, perché di là c'è il padrone con della gente importante venuta da Londra. Lasci fare a noi, siamo pratici del ramo. Scusi, sa, ma io di robe nella mia vita ne ho viste tante. Ma una ragazza che fa l'idraulico, brisa. La vede adesso. Oh, e dire che io ho fatto il batterista? Oh, sentite bene. Ah, ero delle dame vienesi. Sono stata la prima a introdurre la batteria nel valzer. Chissà com'era carina. Oddio! Non ero un tipo sassi come quello che va oggi, però la mia figurina la facevo, col mio bel vestitino di organdis, le treccine col suo fiocchetto. C'era un tenente da sussistenza che mi portava certi pezzi di bolito e poi diceva sempre che sembravo una bambolina vera, di quelle che le signore eleganti tengono sul letto. Ma si vede ancora. Oh, beh, insomma. Scusi, lei mangia sempre sulla batteria? Sì, sì, sempre, sempre. È la forza dell'abitudine. E poi, le cose comode per schiacciare le noci, guardate voi. Eccolo qua, la vuole? Grazie. Sì, ma però lei fa male. Un così bel donino che fa l'idraulico. Ma guardi che il mestiere dell'idraulico, oggi come oggi che ce ne sono pochi, mi rende le 200.000. Al mese? Oi, ma se lei volesse, le potrebbe avere alla settimana. Facendo cosa? Gli striptisi. Gli striptisi? Oh, dico, non si è mai guardata nello specchio? Guardi bene, lei si presenta così, vestita da idraulico, con la sua bella tutina. E poi, da, zac, giù la cerniera. No, no, io non posso fare lo strip. Ah, beh, se non può, ma se potesse, dica la verità. Ma non lo farei. E poi, non è che non posso. Non voglio. Beh, se non vuole, basta, chiuso, non se ne parla più. Però, se volesse... Non posso e non voglio. A me interessano soltanto i termosifoni. Ma facendo gli striptisi, potrebbe avere tutti i termosifoni che vuole. Io di termosifoni ne ho già abbastanza e adesso per piacere mi faccia vedere dove sono i radiatori. Oh, basta, non se ne parla più. Dunque, guardi bene. Laggiù ce n'è uno, ma l'è sempre chiuso. Poi da questa parte ce ne sono tre, tutti in fila. E poi là ce n'è uno doppio. Doppio? In che senso? Ah, ed è, caragassolo, mica fare il Ganimede, com'è, va? Doppio nel senso che da una parte dà di qua e dall'altra in direzione. Nell'ufficio? Sì, nell'ufficio, ma adesso non si può entrare perché c'è il padrone con quella gente lì. Anzi, vi prego di non fare rumore perché non vogliono essere disturbati. Io ho finito e me ne vado. E mentre voi lavorate, io vado a darmi una rinfrescatina. Vada. Scusate, vada. Con permesso. Stai tranquilla, con faremo permesso. Pianissimo. Ehi, signorina. Sentiamo bene. Perché non vuole. Ma se volesse... Dai, che non abbiamo tempo da perdere. Senti, ci mettiamo ad ascoltare alla porta della direzione? Sì, figurati se non è imbottita. Piuttosto, siccome questo calorifero dà con quello di là, sentiamo se attraverso i tubi si sente arrivare qualche suono. Bisogna svitare qui. E svita. Chiave inglese? Michelino. Thank you.
deve essere una bolla d'aria. Ridi, ridi, irriconoscente. Però l'ho sturato, eh. È inutile far congetture. Margot era d'accordo con la sarta e lei ha nascosto il vestito. Ieri sera ce l'ha data a bere. E adesso non può più parlare. Accidenti a me quando mi è venuta l'idea di applicare quelle pietre al costume di Margot. L'idea era ottima. C'è stato un solo errore. Quello di non avvertire Margot e di non prometterle una percentuale. Però lei se n'è accorta lo stesso. Ha capito che tutto il tuo amore per lei era solo un fatto di convenienza, si è messa d'accordo con la Benti e mi ha ricattato. Comunque, è costata cara a tutte e due. Bella consolazione. E intanto il malloppo dov'è? Ne sappiamo abbastanza, andiamo. Potrei raccontarti un'ipotesi molto affascinante su questi due delitti, ma non ne sono ancora molto sicura. L'altro. Ma come? A lume di candela hai il coraggio di parlarmi di delitti. Ma perché vuoi sciupare questo pensiero romantico? Perché il pensiero non è mio, è dell'Enel. Manca la luce in tutto il quartiere. Volevo ben dire. Era troppo bello per essere vero. Comunque, già che ci siamo, rimaniamo in questa atmosfera. Sì, Toro, rimaniamoci. Vedi, secondo me, chi ha ucciso Margot, chi ha ucciso Thea Benti e chi ha rubato il costume a Caroline Chéri non può essere che la stessa persona. Se lo dici tu. Comunque è evidente che in quel costume c'è qualche cosa di strano. O forse porta soltanto Yellen. Ma per me l'uno e l'altro. Comunque mi piacerebbe tanto mettergli le mani addosso. Per indossarlo alla serata di beneficenza pro bambini terremotati? E tu cosa ne sai? Doveva essere una sorpresa! E lo è stata, cara, lo è stata. Senti. Perché non fai partecipare allo spettacolo anche tuo cugino Alonso, adesso che è stato liberato? Vuoi dire che Ferretti... Sì, sì. Oggi alle 6 Ramon ha telefonato al giornale per avvertirti, ma tu non c'eri. Ne sono proprio contenta. Così potrai dedicarti anima e corpo ai bambini terremotati. E così mi darò da fare per avere un meraviglioso costume. Thank you.
dove diavolo l'avrà nascosto. Spaventare la gente. E adesso abbiamo il vero movente dei due delitti. E se lei me lo lascia indossare domani sera alle prove dello spettacolo di beneficenza, le prometto che nel giro di 24 ore avrà per le mani anche l'assassino. Lo sa Laura che mi ha rubato l'idea? Stavo per proporglielo io. Domani i giornali pubblicheranno che Laura Storm parteciperà alla serata benefica indossando il costume rubato alla soubrette Caroline Cherie, che fu già di Marco. Sì, però stia attenta, Laura. I gioielli ce ne sono tanti, di vita una sola. Si figuri, signorina Laura, se non le do il mio numero. Le impresterei anche il mio costume se non me lo avessero rubato. Sai, è per uno spettacolo di beneficenza. Ah, beh, allora le chiamo il commendatore, sai, lui che ha scritto il numero. Chi, Fagioletti? Eh sì, è autore, scrittore, bravo, sa, ma adesso glielo chiamo subito. Commendator Fagioletti? Cosa c'è? Cosa succede? Ma niente, niente, si calma. No, perché quando si chiama il commendatore o è roba di multe o sono quelli delle tasse. E invece noi siamo quelli del giornale. No, guardi che io le inserzioni sul giornale le ho pagate tutte, se vuole o le ricevute. Ah no, commendatore, sono amici. Ah, ma allora piacere, molto piacere, permette? Fagioletti. E non rispondetevi, piacere, Crociofini, perché la battuta è vecchia. Ah, commendatore, lei è un simpaticone, ma noi siamo qui per chiederle un piacere. Mo, soldi niente, ma per il resto tutto quello che vuole. E si tratta di uno spettacolo di beneficenza al Teatro Fiorina e per i bambini terremotati. Ma ci conti, ma verrò io con tutta la mia compagnia. Modestamente anch'io sono un bambino terremotato. Terremotato del 1908, Messina. Allora recitavo in braccio di mia madre nell'arena di mio nonno. Commendatore, il suo gesto è meraviglioso, ma io le chiedo molto meno. Solo il permesso di recitare per una volta il duetto del primo finale che ho visto l'altra sera. Scommetto che lei parla di Valanga di Donne numero 2. Sì, proprio quello, commendatore. Ma certo, quando si tratta di solidarietà umana, Fagioletti è sempre sulla breccia. Se permette, vado a prenderle il copione. Prego. E vedrà che glielo bissano. E anche lei, Caroline, mi deve fare una grossa cortesia. Ma con piacere. Se io le ritrovo il suo bel costume, lei mi permette di indossarlo per una sera? Ma gliel'ho già detto, certo che sì. Brava, Caroline. E siccome lei è stata così gentile, voglio offrirle due biglietti omaggio per il commendatore e per lei. Grazie, ma chissà quanto costano. Ecco il copione. 40.000 lire. Oh. Oddio, ma si sente male? Oh, no, niente, si riprende subito. Sa, lui da 10.000 lire in su sviene sempre. Certo che quello spettacolo del Fiorina domani sera deve essere uno schianto, eh? Poi ci sono tutte le bellone del cinema. E poi c'è Bernardina Pop che ti sbrodola certi shake. Cos'è, una delle solite matte che va in giro a distribuire assegni? Ma papà, dove vivi? È la cantante più cantata del momento. No. A proposito, tu sei sempre amico di Steni, no? Sì, perché? Perché so che fa parte del comitato organizzatore. Potresti chiedere un paio di biglietti per me e per la Titti? Oh, no, caro mio. No, no, no. La beneficenza o la si fa o non la si fa. Vuoi andarci, ti compri i biglietti. Basta che mi dai i soldi? E certo che te li do, se no dove li prendi? Quanto ti serve? Beh, due gallerie sono 20.000. Pronto? Ah, è lei, Steny. Avrei bisogno di chiederle un piacere. Ah.
signore. Signori, abbiamo il piacere di presentarvi un condensato concentratissimo di Avanspettacolo. Signori stimatissimi, adesso presentiamo il vecchio Avanspettacolo che piace agli italiani. Ecco, da pro noi si pari e su fondali vari che cosa apparirà. Sei ballerine, sei fioracchie, non saprei che fanno il Charleston, Charleston, Charleston degli anni venti, grande passione. A questo punto il comico qualcun presenterà con una frase tipica in ogni varietà. Vieni avanti, cretino! E mi hai chiamato per nome. E come ti dovevo chiamare? Per cognome. E allora vieni avanti, imbecille. Adesso sì che va meglio. Si può sapere perché hai tardato tanto? Perché ho stato dal dottore. Sono stato dal dottore. Ah, anche tu hai stato dal dottore. Insomma, si può sapere perché hai fatto tardi? Perché prima di me c'era una coppia di milanesi americani. E com'è possibile che una coppia milanese sia americana? Perché si era appena sposati, erano Stati Uniti. Eh? Poi dalla scala magica discende la soubrette, magari un po' decrepita ma piena di paillette, e al pubblico nostalgico che cosa canterà? Una canzone esotica di 40 anni fa. Ti parlerò, amore, e ti darò la rosa, sarà la più spinosa, ma fa felice il cuore. Adesso viene il lugola di un tal che litigò, col suo barbiere subito la tavola aumentò. Ed ora dalla calda voce di Michi, lo scarafaggio di Radio Bari, ascolterete. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu, perché ho sbagliato una volta e non sbaglio più. Ma se gli applausi mancano, che cosa si farà? C'è un trucco che si adopera in ogni varietà. Le campane di Trieste, suonan tutte con ardore. Oh Trieste del mio cuore, ti verremo a bravi, bravi, non c'è una virgola da correggere. Belli il numero, belli i costumi, bello tutto. Ma dice sul serio? Sul serissimo, sarà un trionfo. Ci rivediamo domani pomeriggio per una prova, eh? E alle 21 in scena. Grazie di tutto. A domani, signorina. Arrivederci, a buonanotte. Domani, eh? A domani. A domani. A domani. Ciao. Ciao. Ma eri giù? Sì. Hai visto il numero? Sì. Ti è piaciuto? No. Perché l'hai trovato troppo poco spiritoso? No. Perché non era molto affiatato? No. Perché ero in calzamaglia? Sì. Ma allora sei un retrogrado? Sì. Vado a spogliarmi.
Di più? Vado a cambiarmi, vado a togliermi il costume. Aspettami qui che vengo subito. Anzi, raggiungimi al numero 12. Signori, facciano presto, per favore, che qui dobbiamo chiudere. E perché? Che ore sono? Beh, non è tardi, ma è da stamattina che siamo qui, lo capisci? Sì, sì, hai ragione, scusi, andiamo via. Prego. Subito. Ramon, inutile che le chieda cosa ha in quella borsa, visto che dal mio camerino è sparito il costume di Margot. Cerchi di capirmi, signorita. Io volevo molto bene a Margot e quindi desideravo il suo costume come ricordo. Soprattutto perché vale 800 milioni. Non è vero, Ramon? Ramon, il cavaliere dalla sporca figura. Di giorno poesie e chitarre andaluse, di notte coltellate delle povere donne. Su da bravo, mi dia quel costume e non faccia scherzi. È già costato la vita a due persone, non le pare che basti? E va bene. Vuol dire che lei ha vinto il primo round, signorita. Ecco il costume. E adesso là, contro quella faccia. Su da brava, signorita. Su. Me rincresce, signorita. Me rincresce, ma non a scampo. Vuol farmi fare la fine di Margot? Sì, era bella Margot, ma mi tradiva, come ora mi sta tradendo lei. Non parli di tradimenti, di gelosie, sono argomenti che non la sfiorano. Quando Margot scoprì il valore del costume che portava in Italia... No, non fu Margot a scoprirlo, me ne accorsi io. Potevamo fuggire insieme per vivere ricchi e felici, ma lei voleva sbarazzarsi di tutti, di me... e dell'altro. Ha preferito mettersi d'accordo con la sua amica Thea Bella. E così lei, Ramon, è andato alla sartoria per tentare di ricattare la Benti. E visto che non mollava, l'ha uccisa. Esattamente, signorita. Ma io avevo l'alibi. Laura Storm mi teneva chiuso a chiave in casa sua. Laura Storm credeva nella mia innocenza, ma non sapeva che un ex acrobata da circo equestre può scendere e salire quando vuole da un balcone di un primo piano. E con lo stesso sistema è andata a rubare il falso costume a Caroline Sherry. E lo ha lasciato poco fa nel mio camerino, in sostituzione di quello prezioso. Brava, signorita. Così secondo lei il cerchio si chiude. Lei sa tutto. Sa il movente. Ha scoperto il trucco dei gioielli. Manovrata abilmente da me, ha ritrovato il costume nascosto da Thea Benti. È riuscita a dimostrare la mia innocenza perché le servivo libero. Ha indossato il costume di Margot per tirarmi nella sua trappola. Coraggio, eroe, fammi vedere come hai ucciso Margot. Ecco. Questa è l'unica cosa che la grande Laura Storm non sa. Come si possono lanciare 13 coltelli su 12 strappate musicali. Glielo insegnerò e sarà l'ultima cosa che imparerà nella sua vita. Io potrò anche lasciarci la pelle, ma tu non credere di farla franca. Su, vediamo questo trucco da baraccone. Non è un trucco da baraccone. È un colpo che solo il grande Ramon, unico al mondo, è riuscito a fare. Due coltelli.
due colpi in una sola volta. Il dodicesimo vicino al fianco e il tredicesimo dritto al cuore. La ucciderò, signorita. E quando ritroveranno il suo cadavere, io sarò già lontano. Il mio aereo parte tra un'ora. Ottimo lavoro, figliola. Ottimo lavoro. Lei è stata una collaboratrice veramente preziosa. Speriamo che sappia anche tenere la bocca chiusa. Non occorre che parli. Abbiamo sentito perfettamente. Fermi tutti! Signori, siete circondati. Grazie, Laura. Prego, Ferri. Sì. Ma dica un po', Ferretti, se quel Mr. Harrison non sparava. Ah, avrei sparato io. Ho vinto anche dei campionati. Sì? E quando, commissario? 26-27. Allora, tutto sommato è andata bene. Scusate, a questo punto io vorrei aprire una parentesi personale. Sì, ma poi si ricorderà di richiuderla. Michelino! Lascia fare, Laura, l'ho già licenziato. Ecco, in poche parole, Laura mi ha detto di sì, finalmente. Fra poco ci sposeremo. Questo è l'anellino. Oh, Carlo, che carino! Come sei stato gentile! Ah, guarda che carino! Lo metterò nei giorni feriali. Perché nei giorni feriali? Perché alla festa metterò questo qua. Non vorrei essere indiscreto, ma quella pietra rassomiglia stranamente a un bottone che manca dal costume di Margot. Commissario, con la vita frenetica che viviamo oggigiorno, è facilissimo perdere un bottone. Guardi, ne manca uno anche alla sua manica. Appunto. Alla nostra salute. Ancora una volta pericolosamente cerchi l'amore di Laura Storm. Però se ti illudi ti accada facilmente. Non conosci Laura Storm. Ancora una volta non fare l'imprudente. Per un sorriso di Laura Storm. Però se la baci sei proprio un incosciente. Non conosci Laura Storm. Che languidamente ti apre le braccia. Non pensar, ragazzi, ce l'ho fatta. Improvvisamente, siccome è tutta matta, ti avvolta con un colpo di sudore. Ancora una volta pericolosamente cerchi l'amore di Laura Storm. Fa ciò che ti pare ma non capisci niente. Ami tipo Laura Storm. Se a mezzanotte tu pensi che sola. Non aumentar che andare a casa sua. Improvvisamente ti butta una pistola e rischi di morire di paura. Ancora una volta pericolosamente